Un bel progetto ha messo in piedi Bairo, quella di una riserva di pesca turistica. Sì, sono veramente orgoglioso che siamo riusciti a portare a termine il progetto, un progetto che nasce, parte da lontano, ma nasce da un problema che attraverso il problema della costruzione di una centrale a ridosso della sponda del canale in prossimità del mulino di Bairo recava un problema di impatto ambientale, sociale. Si è cercato di valorizzare il territorio attraverso questa riserva di pesca turistica. Che attirerà comunque turisti e gente anche da fuori. Certamente attirerà sicuramente turisti, ma più che tutto attirerà quelli che saranno gli appassionati, come si suol dire, le tribù appassionate della pesca. Diciamo è un progetto di valorizzazione turistica che deve rientrare all'interno di un progetto di più ampio respiro, che è stato anche valutato dagli altri 20 sindaci che, diciamo, che abbiamo creato un gruppo per la promozione turistica del territorio. L'inaugurazione è in programma per il prossimo 16 marzo e in programma anche una gara tra sindaci. Sì, diciamo ci sarà il 16 di marzo la presentazione ufficiale qui proprio al mulino con, diciamo, la proiezione di un video della storia del mulino, la storia, diciamo, della nostra riserva, della nascita della riserva, e poi successivamente ci sarà così una gara tra sindaci di pesca come per la grande apertura della nostra riserva. Chi gestirà la riserva? La riserva sarà gestita dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e sarà, diciamo, con gestione delle guardie da parte del signor Vacca Aurelio come responsabile delle guardie, diciamo, ittiche che faranno da salvaguardia al territorio. Come verrà strutturata la riserva di pesca? Allora, la riserva di pesca viene strutturata sostanzialmente in due zone, la zona verde e la zona blu. La zona blu è stata realizzata a ridosso del mulino proprio perché lì abbiamo messo, metteremo i pesci più grandi e quindi saranno più sorvegliati, ed è un tratto di circa 200 metri, anche perché non vogliamo esagerare nel riempire il torrente con pesci di quella dimensione, pesci che vanno dal chilo ai 2,5 kg. La parte a monte e la parte a valle, denominata zona verde, avrà dentro del pesce che di taglia da 3,5 kg a 8 etti, con qualche pezzo da 1 kg. Chiaramente i costi sono diversi. Il permesso per pescare giornalmente nell'area verde, nella zona verde, è di 35 euro con 4 capi. Nella zona blu, 3 capi, 50 euro. Questa è una riserva che comunque contiamo di farla esplorare in modo cioè ad avere un'elite di pescatori, quindi non è una cosa comune, però offriamo un pesce che è di qualità, pesce di taglia e di qualità. Perché eccedesse il numero di capi pescati? No, non può eccedere, quando raggiunge il numero, perché il permesso ha dei tagliandini da staccare, quando raggiunge il numero deve smettere di pescare, oppure compra un altro buono. Al massimo si possono comprare 2 buoni al giorno, non di più. Questo per mantenere una riserva di pesci? Sì. Poi il ripopolamento successivo viene fatto in funzione dei permessi venduti e delle prede catturate. Purtroppo qui non abbiamo ammesso il no-kill per non danneggiare il pesce, perché si pesca prevalentemente con esche naturali, quindi la camera del miele o il verme, eccetera. Il pesce quando mangia su queste esche qui ingoia tutto, quindi sarebbe pericoloso liberare il pesce togliendogli l'amo, perché sicuramente si creerebbe un danno. Quindi quali sono le esche consentite? Sono consentite tutte, meno le esche siliconiche, e le uova di salmone, la placenta. Non si può fare pasturazione, quindi non si può buttare una manciata di esche per attirare il pesce, però si può pescare anche con esche artificiali, unite solo di un amo, quindi o un cucchiaino o un ondulante, oppure addirittura anche con la mosca. Gli orari di apertura della riserva di pesca? Dal mattino alle 7 fino alla sera, di notte fino alle 7, con una chiusura dalle 12 alle 14.